Come sempre in apertura il bollettino aggiornato con i dati Covid in Abruzzo. Si registra un leggero aumento dei ricoveri e purtroppo anche una persona deceduta. E alla mezzanotte scatta la zona rossa per un altro comune abruzzese dopo quello di Celano. Per tutti i particolari e i dettagli noi ci colleghiamo con Marina Moretti che vedo nel mio monitor sul lungomare di Montesilvano. Buonasera Marina. Buonasera a te Antonella, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, siamo proprio sul lungomare di Montesilvano. Questa sera siamo venuti qui a fare il nostro collegamento in diretta vicino a quell'opera fascinosa ma ancora decadente che è la colonia, l'ex colonia Stella Maris. Ma noi parliamo di Covid, parliamo naturalmente dell'aggiornamento del bollettino sanitario diffuso dall'assessorato alla salute della regione Abruzzo. Si registrano rispetto a ieri 54 nuovi casi, sono pochi ma sono pochi anche i tamponi, quindi facciamo attenzione a questo dato. I tamponi sono poco più di 1.400, quindi un numero esiguo, perché lunedì e come sappiamo la domenica vengono fatti meno tamponi. Di questi 54 nuovi casi le età vanno dai 9 mesi ai 73 anni, hanno meno di 19 anni 10 persone, 10 giovani, uno in provincia dell'Aquila e 9 in provincia di Chieti. Vi anticipo anche che la provincia di Chieti in questo bollettino di oggi almeno è quella è più colpita dai nuovi casi, dai nuovi positivi. Il bilancio appunto dei pazienti deceduti, come dicevi, registra un decesso e sale in totale a 2.438 dall'inizio dell'emergenza. È deceduta una persona di 64 anni della provincia dell'Aquila. Ci sono 148 guariti in più rispetto a ieri. Attualmente in Abruzzo sono attualmente positive 7.852 persone, meno 95 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti 104.000 tamponi, no, di più, però oggi sono 888 rispetto a ieri di molecolari e 498 di antigenici. Il tasso di positività oggi è 3.9%. Vi posso anche dire che ci sono 7 persone in più in terapia non intensiva e una persona in più in terapia intensiva, mentre 7.543, meno 103 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare attivo. Come dicevo, la gran parte di questi nuovi positivi è della provincia di Chieti, 43, 7 in quella dell'Aquila, 0 in quella di Pescara e 4 in quella di Teramo. Hai detto bene in apertura, ci sono due nuovi comuni in zona rossa, anzi c'è un nuovo comune in zona rossa, il totale è 2, Celano lo era già da qualche giorno e si è aggiunta anche Sant'Egidio alla Vibrata, una ordinanza firmata dal governatore Marsilio evidentemente sulla base dei dati che sono apparsi più preoccupanti e quindi si cerca di contenere i contagi, di non favorire ulteriori contagi. Per il resto l'Abruzzo è ancora in un trend abbastanza buono, Pescara soprattutto, vedremo come andrà nei prossimi giorni, ma aumentano anche i vaccinati e quindi questo è importante sottolinearlo. Antonella. Poi Marina ascolteremo anche il sindaco Masci che insomma invita alla prudenza, perché come dici tu i casi a Pescara città e provincia sono invariati, mi sembra nel bollettino di oggi, ma mai abbassare la guardia perché questo virus purtroppo è subdolo. Certo, è così naturalmente, però insomma si comincia a respirare un po' di libertà. Qui ci sono tante persone qui sul lungomare che fanno running, che si allenano, passano biciclette anche qui sulla pista ciclabile, persone con i pattini, e quindi a proposito di biciclette, tra l'altro più tardi manderai in onda un brano dell'intervista che ho fatto questa mattina al sindaco di Fossacesia, una delle bandiere blu, ma soprattutto il focus era proprio sulla Via Verde che passerà anche da qui perché parte da Martinsicuro, arriva fino a San Salvo, ci sono tanti pezzi da completare, ma dovrebbe essere stata data un'accelerata significativa a questo completamento.